parte il vostro volontariato all'associazione Vola, e così con Marcello De Paola e un gruppo di amici oggi diamo inizio alla prima calata degli acrobati del Sorriso. Qui con noi abbiamo diversi personaggi, la parte della buona natura, sempre nuovi personaggi. Sarà la calata di avere dei doni per i bambini, perché è giusto, no? Vedono il loro personaggio, ma è anche bello poter dare loro un pensiero e un ricordo dopo la calata. Io voglio ringraziare intanto tutti i presenti, il mio amico nonché socio onorario dell'associazione Vola, il direttore generale Peppino Perri. Ringrazio anche la responsabile Mimma Caloiro, alla quale ho espresso subito l'idea di portare gli acrobati del Sorriso, non ho finito di dire che mi interessa, e quindi, e poi il direttore sanitario, dottor Gallucci, che ha dato veramente in tempi record l'autorizzazione, perché credetemi, negli ospedali c'è sempre quella parte burocratica che ahimè bisogna, è necessaria. Noi abbiamo fatto con gli acrobati nei giorni scorsi anche un sopralluogo preventivo per verificare la sicurezza degli acrobati, perché se non c'è sicurezza la calata non si fa. Io lascio la parola all'amico dottore Perri per un saluto. Buona giornata a tutti, è una giornata di festa, si avvicinano le feste natalizie e quindi naturalmente anche nei luoghi dove non sono luoghi, come dire, di felicità, di svago, è necessario portare un po' di allegria. E questa allegria che l'associazione Vola, che ringrazio nella persona del presidente, io sono socio onorario di questa associazione, mi hanno voluto gratificare con questa cosa, ma con grande piacere, perché questa associazione senza scopo di lucro ha proprio quello di la funzione di portare dei momenti diversi, diciamo, negli ospedali. E ci sono anche dei lavori scientifici, di evidenza scientifica, che testimoniano che questa presenza incide positivamente sullo decorso delle cure e anche sull'accettazione del ricovero da parte dei bambini. Io, se volete, c'era un giornalista anche che mi aveva fatto una battuta. E, diciamo, il direttore generale si deve fare aiutare, diciamo, dai supereroi, perché probabilmente per fare decollare anche meglio le attività di questo ospedale abbiamo bisogno anche dei supereroi. Se questo, diciamo, può essere utile, li chiamerò per impaurire qualcuno, diciamo, non per allietare, perché i bambini non hanno paura di loro. Siamo a disposizione. Per impaurire qualche adulto che mi possa dare una mano nel migliorare le cose. Bando alle battute, ecco, per sforzare anche i toni della serietà, è una iniziativa che noi apprezziamo, che il direttore medico del presidio, la dottoressa Caloiero, hanno accolto con positività, quindi io esprimo la mia soddisfazione, porgo un saluto a tutti voi, innanzitutto agli operatori dell'associazione, e poi a tutti i colleghi operatori sanitari che stamattina sono venuti a testimoniare che questo è un ospedale che, io dico, si sta risvegliando, perché grazie alle professionalità esistenti e a quelle innestate di recente, io sono sicuro, o almeno sono certo, vedendo qualche iniziale risultato, che qualcosa può cambiare anche nella nostra città. È un periodo difficile, non ne parliamo, non ci lamentiamo, perché a lamentarci ci siamo sempre. Io penso che questa sia una iniziativa innovativa che parte dall'ospedale di Lamezia Terme,
che è un ospedale che è vivo e dovrà diventare sempre più vivo, sia in termini di prestazioni cliniche che diano risultati per i pazienti, per le famiglie, per tutti i cittadini, e sia perché questo ospedale sarà oggetto nei prossimi mesi anche di alcuni miglioramenti strutturali che poi in altri contesti diciamo annunceremo. E grazie a tutti quelli che si sono cooperati, diciamo, per raggiungere il risultato che ci stiamo prefiggendo, e grazie anche, ecco, alla stampa, perché senza di loro noi non riusciamo a fare, come dire, uscire da queste stanze le cose belle che si fanno. Quindi è un'occasione anche per ringraziare la stampa, tutti la stampa. Buon lavoro. È un amico dell'associazione Buono. Grazie a Buono. Voglio ringraziare anche Valerone Furi, che ha creduto uno dei primi nell'associazione Vola con il Rotaract. Abbiamo inaugurato proprio in questo reparto 4 anni fa la prima clown terapia, e oggi abbiamo centinaia di volontari formati, e quindi grazie anche a te, Valerio. I miei volontari, che sono veramente splendidi, che riescono a sopportare il carico di lavoro, perché io dico sempre, la nostra associazione, facevo dei calcoli l'altro giorno, in 4 anni e mezzo abbiamo partecipato direttamente e indirettamente a 160 eventi, quindi una media di 3 eventi al mese, e capisco lo stress a cui vi dovete sottoporre. Però se si vogliono raggiungere dei risultati, e grazie alla volontà di tutti voi, perché non li vedete oggi solo in pediatria, ma sono presenti anche in ortopedia, sono presenti in 4 case di riposo, e le vogliamo ricordare, Bosco Sant'Antonio, Madonna del Rosario, San Domenico, e da qualche settimana anche la Casa Protetta San Francesco di Paola a Maida. Quindi grazie di cuore a voi. Senza il vostro prezioso aiuto non ci arriverebbe nessuna parte.